Il parco dei suicidi. Scritto dall'avido alchimista. Letto e interpretato dall'avido alchimista. In collaborazione con Audiolibri Lorenzo Pieri. Xeno Deeper. La Musi Favolista. La Madama Bianca. Random Audiolibri. Se vi piace quest'opera, non esitate a contattarmi nei link in descrizione al video. E se volete darmi una mano anche economicamente, trovate tutti i link utili. Buon ascolto. Si spieghi meglio, disse la psicologa a Mark, guardandolo con aria pacifica, come al solito. Le faccio un esempio. Ieri stavo guardando quel film sul 401. Quello sull'Apocalisse, presente? Sì, certo. Morte finale. Me ne vuole parlare? Disse con aria distaccata la dottoressa, alzando le sopracciglia, mentre scribacchiava sul taccuino. Sì, quello. C'è stata una scena che mi ha riempito di ansia, Doc. Col cavolo che sono riuscito a prendere sonno dopo. Ho dovuto immediatamente cambiare canale. Non ce la potevo fare. Ci ho messo ore a distrarmi. Per davvero. Mi fa incazzare, lo sa? Cioè, prima mi dava l'ansia, ma ora mi fa incazzare. E tutte e due le emozioni scaturiscono dal fatto che so che la scena che ho visto in quel film del cazzo... Scusi, Doc. Vabbè. La scena che ho visto in quel film del cazzo era incredibilmente realistica. So che andrebbe così nella realtà. Il meteorite stava per colpire il pianeta. Il protagonista e la sua bellissima assistente provavano in tutti i modi a scongiurare questo avvenimento, provando ad avvertire i governi e le varie autorità. Ma niente. Ovviamente non vengono creduti. E vabbè, fino a qui tutto regolare. Ma ad un certo punto, una giornalista scopre tutto quello che sta succedendo in una maniera che... Vabbè, lasciamo stare. Comunque, questa giornalista scopre tutto. Scopre tutto e che cosa fa? Va direttamente in televisione a spiattellare questa notizia al mondo. Cioè, un meteorite del cazzo sta per colpire il pianeta e la popolazione ha sì e no 48 ore di vita e questa stronza... Scusi, Doc. Non si preoccupi, continui pure. Ok, dicevo. E questa stronza spiattella tutto. Cioè, capisce? Capisce cosa mi ha fatto cadere nell'ansia? Questa persona si è attaccata all'idea che la sua carriera del cazzo avesse un valore nonostante sapesse che la propria vita non avrebbe superato i due giorni successivi. Cioè, ha saputo una cosa orribile e spaventosa e il suo primo istinto è stato quello di condividerlo con il mondo. Ora... Doc, io so che succederebbe così anche nella realtà, ma quello che mi chiedo è cosa spinge quella giornalista a farlo? È l'attaccamento alla sua carriarucola del cazzo? È forse la voglia di non soffrire sola? O invece è semplicemente la sua natura di stronza del cazzo che gli suggerisce che se lei deve soffrire allora cascasse il mondo se non trascenderà nella sofferenza con lei più gente possibile? Doc, mi immagino me stesso su una veranda che bevo un mojito. Mi immagino me stesso che finalmente è riuscito a trarre qualcosa di buono da questa cazzo di terapia, che magari è riuscito finalmente a godersi un cazzo di giorno della sua esistenza senza pensare che tutto sia inutile, perché tanto alla fine morirò e moriremo tutti. Poniamo questo caso assurdo. Mi sto godendo il mio mojito del cazzo. E una stronza di merda alla radio mi dice che un fottuto meteorite colpirà la Terra in due giorni. Come cazzo dovrei reagire, Doc? Come? Lei ha una risposta, perché io sono sicuro, o meglio, ieri sera ero sicuro che il giorno in cui non avrò un pensiero negativo sarà anche il giorno in cui questo mondo del cazzo mi presenterà il conto. Penso che siamo tornati al solito punto, Mark.
la sua paura della punizione. Lei si aspetta un crollo quando le cose girano per il verso giusto. Ma le assicuro che questo è un costrutto della sua mente. Non potrebbe del resto dimostrare che... Non potrei. Cazzo se potrei. La mia vita è un fottuto film tragicomico. Sa una cosa, dottoressa? Sono stanco. Sono fottutamente stanco. Perché mai dovrei aspettare che un meteorite colpisca la Terra? Sai qual è la cosa strana? Che io del meteorite non ho il minimo timore. Se in quella veranda del cazzo avessi visto un bagliore in lontananza o una scia di fuoco in cielo... Ma che cazzo ne so di come appare un meteorite. Comunque, se lo avessi visto, sarei stato sereno e felice come mai prima. Finalmente la morte che merito. Rapida, indolore, senza troppi fronzoli ed in compagnia, peraltro. Invece quella stronza ha deciso che non avrei potuto godermi nemmeno 2 giorni del cazzo in santa pace. Io, il mojito e la veranda ringraziamo di cuore, cazzo! Io so che questo succederebbe. Può sproloquiare di tutti i cazzo di costrutti che vuole, Doc, ma l'umanità è marcia! Marcia è puzzolente e attaccata a una carrierucola da reporter del cazzo! Ha espresso questo concetto 2 volte, da 2 punti di vista diversi. Forse... So cosa ho detto, Doc. Le ho mai parlato del giorno in cui, almeno credo, ho iniziato a sentirmi perduto, abbandonato? Non credo che lo abbia mai fatto, Mark. La prego, mi racconti. Beh, ero un ragazzino, un bambino, in realtà. Avrò avuto sì e no 10 anni e niente, Doc. Avevo un Tamagotchi del cazzo, ha presente? Sì, certo. Beh, la mia creaturina era un dinosauro, era un T-Rex, molto carino. Mi occupavo sempre di lui, giorno e notte. Ero estremamente in apprensione per quel piccolo coso virtuale. Mi preoccupavo continuamente se avesse da mangiare, da bere, raccoglievo le sue cacche e cose così. Mi feci addirittura sbattere fuori dalla classe un giorno solo per controllare come stesse il T-Rex. Beh, morale della favola... Un giorno, così, completamente a caso, mentre lo guardavo e lo contemplavo pieno di orgoglio mentre stavo sdraiato a pancia in giù nel letto, lui, bello bello, è sparito. Scomparso. Non è morto, o meglio, sarebbe stato impossibile. Io ero attentissimo che non gli mancasse niente, eppure lui non c'era più. Non era... Mi disperai, piansi, sbattei i piedi, ma lui non riapparve. Sa? Quando si è bambini si crede che con la giusta dose di capricci si possa ottenere sempre tutto. Lezione imparata, Doc. Quella fu la prima volta che mi scontrai con l'irreversibile e con l'inevitabile. Ho pianto per 1, 2, 3 giorni. Ma poi mi rassegnai. Credo che sia da quel momento... che le cose sono cambiate. Sì, credo che fosse proprio quello il momento. Capisco, Mark. Sembra sicuramente una riflessione articolata e molto interessante. Teniamola lì per il momento. Che mi dice di Debbie, la più pensata? Debbie! Solo sentire quel nome mi fa sentire un fallito. L'amore della mia vita e non so nemmeno se è amore. Forse è solo ossessione, non so. Sai che aspetta un figlio? Sta spalmando la notizia su tutti i social. Potrei anche non vedere più la cosa se avessi il coraggio di bloccarla. Ma non ce l'ho. No, proprio non ce l'ho. Scrive cose tipo «Sei la cosa migliore che abbia mai fatto» sopra le foto della pancia. Certo, bella roba, cazzo. La cosa migliore che sei riuscita a fare è riprodurti, scopare,
Ma che cazzo? Anche un notaria saprebbe fare lo stesso. Complimenti, Debbie! Quanto cazzo sei brava, Debbie! Hai compiuto quello che qualunque essere vivente funzionante sa fare ed è la cosa migliore che hai fatto! Ma non con me! Non con me! Che schifo, eh! Senta, abbiamo finito. In realtà, Mark, avremo ancora un quarto d'ora. No, Doc, abbiamo finito. Per favore, sono molto stanco. Non si limiti, Mark. Si sfoghi, tiri fuori tutto. Questo è un luogo sicuro. Un luogo sicuro, sì. Sì. Senta, io vado. Non si faccia sottomettere dai suoi pensieri. Resti. Deve fidarsi di me e della mia figura. Vede... È questo il problema, Doc? Io mi sono rotto il cazzo di dover fare. La saluto. Mark... Io non devo fare un cazzo! Basta! La psicologa rimase in silenzio, avendo compreso che forse era il caso di lasciarlo andare e provare in futuro un approccio diverso con il paziente. La saluto, disse Mark, prendendo la giacca appesa e aprendo la porta mentre la indossava utilizzando il braccio ancora spoglio. Arrivederci, Mark, disse sommessa la dottoressa, appoggiando il taccuino sulla scrivania. Mark si trovava di nuovo a casa da solo, nel suo appartamento spoglio, con i piatti sporchi nel lavandino e l'odore di muffa e calzini esausti. Ma non era solo. A fargli compagnia c'erano i suoi animali domestici, 24 mosche che dal giorno prima erano diventate sue coinquiline. Erano nate dalla buccia della zucca nel cestino. Gran bel modo di venire al mondo. Le mosche erano l'animale preferito di Dio, secondo Twain. Le mosche, tanto care a nostro Signore perché spargono i germi e le malattie, che sono i veri abitanti del pianeta. I veri esseri prediletti. Mark si mise l'accappatoio ruvido che portava solitamente quando stava a casa. Si sdraiò sulla poltrona pieghevole, le pantofole a forma di orsetto sul poggiapiedi, la pancia nuda e pelosa rivolta al soffitto. Con una birra in mano e i sonniferi nell'altra, guardava la TV. Non ci stava capendo nulla, non gli importava in realtà, perché era preso da un senso di pace all'idea di morire. Di lasciarsi andare. Non indugiò per niente. Prese una ricca manciata di sonniferi e se li sparò in gola. Poi sollevò la lattina di birra verso il soffitto pieno di mosche appese a testa in giù. Ci vediamo dall'altra parte. Skol, amiche mie. Bevve tutta la lattina in un sorso e rilassò le spalle. Non era mai stato tanto sereno. Mark aprì gli occhi. Guardava un soffitto, ma non il bianco e scaglioso soffitto del sudicio monolocale, ma un soffitto bianco, pulito, intonso. Dov'erano le sue mosche? Le cercò per un po' con lo sguardo ancora confuso. La sua vista era soffocata, sentiva gli occhi appiccicosi e glassati di un muco colloso. Si rese conto che di quelle mosche del cazzo non gli importava proprio nulla. Tutto d'un colpo. Dove si trovava, sotto di lui, un morbido letto coperto da fresche lenzuola bianche che profumavano di detersivo alla lavanda. Era in un ospedale? Sembrava un ospedale. La stanza in cui si trovava era spoglia e bianca e profumata. Con uno sforzo davvero faticoso, si mise a sedere sul letto. Aveva la nausea
e sentiva le reni come se fossero stati turgidi, induriti sui suoi fianchi. Si accorse di indossare unicamente una vestaglia bianca aperta sul di dietro, proprio come quelle ospedaliere. Doveva uscire di lì. Mark si alzò in piedi a fatica e deambulò in direzione dell'unica via d'uscita che vedesse, la porta bianca di fronte a lui. Un passo, due passi, tre. Resti seduto, disse una voce femminile dall'altra parte dell'interfono che Mark non riuscì a individuare nella stanza. Mark ignorò completamente l'avvertimento. Resti seduto, le ho detto. È ancora intorpidito dal risveglio. Mark guardò un punto non ben definito del pavimento, con sguardo perso, e poi disse, rivolto almeno apparentemente proprio a quel punto del pavimento, non so dove sono, che cosa... mamma? Aveva una voce incerta, sembrava ubriaco. O meglio, si sentiva in realtà come in preda a postumi di una grossissima sbronza a stomaco vuoto. Resti seduto, si sdrai e si riposi. Le sarà spiegato tutto a tempo debito. Il suo sesto senso gli fece credere che fosse arrivato il momento di agire, di scattare. Erano distratti. Avrebbe potuto colpire ora. Non mi avrete, figli dei cani! Biascicò, e con le braccia a penzoloni e mollicce che svolazzavano all'indietro come bandiere, si lanciò con tutto l'impeto che aveva in corpo contro la porta. Tre passi, compiuti alla massima potenza disponibile, bastarono per raggiungere l'uscio e colpirlo in pieno con la testa. Boom! Un'esplosione di galassie partì a raggiera dal centro esatto della distanza tra i suoi occhi. Proprio il punto che impattò contro il solido legno della porta. Il mondo si fece nero. Mark aprì gli occhi. Si sentiva molto più in possesso delle proprie facoltà. Il senso di nausea ora era vago. Mark, è sveglio? Disse una voce femminile all'interfono. Sì, sono sveglio. Rispose Mark con un tono stranamente colloquiale. Bene, molto bene. Sa dove si trova, Mark? No, che non so dove mi trovo. Disse mentre si sollevava per mettersi a sedere sul letto. Sono in un ospedale. Mi avete salvato. Quelle parole risuonarono tra il grato e l'amareggiato. No, Mark, lei è morto. O meglio, lei si è suicidato. Ricorda? Ci fu un lungo silenzio. Mark, si sente bene? Suicidato. Morto. Sì, signore. Ha ingollato, vediamo, 15 pasticche di Nembutal. È un barbiturico per cavalli. So che cos'è. Disse Mark guardando il vuoto. Oh, molto bene. E le ha mandate giù con una lattina di... mi faccia controllare? Oh, sì, birra dell'orso. Ottima scelta, in Polonia non fanno birre migliori. Dove cazzo sono? Scandì molto lentamente ogni parola mentre continuava a fissare il vuoto. Mark, sono lieta di annunciarle che lei si trova al Parco dei Suicidi! Annunciò la ragazza con aria fiera. Mark alzò la testa in direzione dell'interfono accanto alla porta e lo fissò con un'aria che diceva «Non mi prendere per il culo». Ma non parlò, di fatto. Mi spiego meglio. È un parco multidimensionale dove finisce un'entità su 10.780 alla decima per 7 altre entità che purtroppo finiscono in nulla dopo il terribile atto del suicidio. Mi faccia uscire di qui, disse Mark, sempre rivolto allo stesso punto del pavimento. Certamente, un'addetta alla vestizione arriverà a breve. Mi faccia uscire, subito. La porta si aprì immediatamente, scorrendo. Sulla soglia stava una figura informe.
sembrava una specie di seppia, biancastra, con addosso un camice bianco come quello di un infermiere. Non aveva un vero volto. La sua faccia e la sua espressività era semplicemente intuibile dalle pieghe che prendeva la carne biancastra dove avrebbe dovuto essere il suo volto se fosse stata umana. Ma cosa cazzo? Mark si ritrasse sul letto scalciando le lenzuola in avanti mentre schiacciava la sua schiena contro il muro. Il suicida era terrorizzato da quella massa informe vestita per bene. Capisco lo shock, Mark. La nostra specie viene da un universo molto diverso dal tuo e le nostre forme potrebbero risultarti, poco concepibili. Un esercizio utile, se posso, potrebbe essere quello di associare la forma dell'entità che vede ad un qualcosa di familiare e comune nella sua realtà. Mi dica, Mark, cosa le ricorda l'infermiera Shaniqua? Mark? Una seppia. Una seppia, dice? È un qualcosa di piacevole? Nel frattempo, l'infermiera Shaniqua stava estraendo dei vestiti bianchi da una borsina di stoffa che teneva appesa ad una delle sue protuberanze. No, è qualcosa di viscido e schifoso. Oh, bene, bene, molto bene. Ora segua l'infermiera, le mostrerà il parco e la metterà in contatto con gli altri abitanti del parco. Saranno loro a spiegarle come funziona qui e quali sono gli obiettivi di questa iniziativa. Mark, sconvolto, si fece vestire dall'infermiera, che per muoversi compiva dei movimenti ondulatori e disgustosi. La osservava dall'alto mentre con le sue protuberanze biancastre faceva scorrere i pantaloni sulle sue gambe. Gli venne un conato di vomito, ma trattenne il getto, distogliendo lo sguardo. Lei puzzava di pesce vecchio, ma non aveva il sentore di mare che tutto il pesce aveva. Sembrava l'odore di un ipotetico pesce di terra. Finita la vestizione, l'infermiera fece cenno a Mark di seguirlo, e lui, sconvolto e scioccato, la seguì. Buona permanenza, Mark. Mark seguì l'essere schifoso e ben vestito lungo tutto un corridoio bianco che si estendeva per quello che sembravano centinaia di metri. Nessuna porta. L'unica porta sembrava essere quella dalla quale era uscito lui. Alla fine del corridoio, una luce intensissima. Una volta varcata quella soglia di luce, sempre seguendo l'infermiera, un mondo meraviglioso gli si palesò davanti. Era una gargantuesca cupola. Si riusciva a capire che fosse una cupola solamente per via della totale assenza di perturbazioni in cielo, o meglio, quello che avrebbe dovuto essere il cielo. La struttura di quella cupola si perdeva nella sua immensità. Era l'equivalente della grandezza della volta celeste. Ma non c'erano montagne o grattacieli a occuparne la visuale. Solo la cupola. A perdita d'occhio. Dall'altra parte l'universo, o un universo, Mark non avrebbe saputo dire. C'erano una distesa infinita di stelle che si perdevano nell'oscurità più profonda dello spazio infinito. Quella visione lo fece sentire pieno, fiero, non piccolo e indifeso come di solito lo facevano sentire le cose enormi e incontrollabili quando era in vita, ma invece lo riempiva. Era come una boccata d'aria fredda e pulita nei polmoni. Una scarica di endorfine gli scosse il corpo. Era morto. Così almeno gli era stato riferito. E del resto non poteva essere altrimenti, visto il posto in cui si trovava. E tuttavia non si era mai sentito così vivo. Quando riuscì ad abbassare lo sguardo, vide quello che era il parco dei suicidi. Una sterminata e infinita distesa di erba e strade sterrate. Si vedevano dei laghi in lontananza. Enormi laghi. Non ne aveva mai visti di così grandi in vita sua. E tutto attorno ad essi case. Di ogni forma e colore. Abitazioni delle forme più bizzarre alle più classiche.
Dal centro dell'enorme lago, che si trovava a nemmeno 2 chilometri da lui, una mastodontica balena nera, almeno 2 o 3 volte più grande di una balenottera azzurra, spiccò un balzo e si librò nell'aria a bassa densità. Era muscolosa e forte, e al posto del capo tipico dei cetacei c'era un incredibile cranio dalle sembianze antropomorfe. La balena ricadde nell'acqua scomparendo e sollevando un acqua enorme che si trasformò in una nebbiolina che aleggiò per minuti sopra e attorno al lago. Mark era esterrefatto. «Ma quella cosa...» «Cos'era?» chiese una voce alle sue spalle. Mark si girò di scatto e si trovò davanti un essere brutto, rettiloide. Assomigliava vagamente ad una pogona, ma era bipede e umanoide. Era vestito di bianco, esattamente come lui. «Quella è una necrobalena. Ce n'è una in ognuno dei 9 laghi del parco. Credo che siano loro a selezionare le entità in giro per il multiverso. Molto probabilmente sono loro che comandano qui.» Parlava senza aprire la bocca e non aveva labbra. «Io sono Sasso. Ti ho visto uscire dall'incubatrice e ho deciso di venirti a prendere prima che arrivi qualcuno di più credulone. È un bene che fossi nei paraggi, sai? Ti spiegherò io come funziona qui. Sono l'unico che ha carpito i segreti di questo posto e che sa cosa c'è dietro.» Sasso? «Sì, è il mio nome.» Calò un silenzio imbarazzante tra i due, mentre Sasso fissava Mark con un'espressione indecifrabile e buffa, da rettile. Io sono Mark. Ho moltissime domande, davvero, davvero tantissime.» «Spara, ma intanto seguimi, andiamo verso l'accampamento 42 Omega. Sicuramente ci sarà un posto anche per te lì.» E si incamminò a passo svelto verso il lago più vicino. Camminava con le gambe aperte come un basilisco che corre sull'acqua e nonostante quel movimento innaturale riusciva ad essere aggraziato e raffinato. Mark gli corricchiò dietro cercando di mantenere il passo di Sasso. «Mi sapresti dire come facciamo a capirci? Come comunichiamo? Mi ha detto quella cosa là dentro che i soggetti sono selezionati in tanti universi e quindi mi chiedo, perché noi ci capiamo?» «Ottima domanda, Maker.» «Mi chiamo Mark.» «Sì, vedi Maker, qui non c'è bisogno nemmeno di muovere la bocca come fai tu. Sembri un cretino. Gli altoparlanti emettono una frequenza sonora che sintonizza le onde cerebrali di tutti gli esseri del multiverso. La frequenza funge da catalizzatore. Mi segui? Ti basta pensare e indirizzare la comunicazione verso un'altra creatura e lui capirà perfettamente.» «Ok.» Mark, scioccato, provò a parlare allora mentre teneva la bocca chiusa, così come suggeritogli dal suo strano nuovo compagno. Il meglio che ottenne fu di mugugnare a bocca chiusa. Non ha importanza. Muovi pure la bocca come uno scemo. A breve ti riuscirà naturale.» «Naturale, certo. Niente qui è naturale.» La creatura si fece improvvisamente guardinga. E così, mentre accelerava il passo verso l'insediamento con il povero Mark alle spalle, iniziò anche a roteare gli occhi in tutte le direzioni, visibili anche da dietro grazie alla loro posizione e alla loro sporgenza dal cranio di Sasso. Mark gli stette dietro ed evitò di fare altre domande. Lo vedeva decisamente agitato. Avrebbe magari trovato qualcun altro al quale porre i propri quesiti. Ma una domanda doveva fargliela. Sasso, quante persone ci sono all'accampamento 42 Omega?» «Non so, tante.» «Capisco.» «Una cosa è molto importante, Macra.» «Mark.» «Sì, la cosa importante è che non parli con lui, il ciccione. Lascialo stare, lui sta bene, troppo bene, mi prende in giro. Ma io so come funziona, che cosa succede qui. Lui mi sfotte, ma è come me, una pedina.» «Il ciccione?» «Lo riconoscerai quando...» Orario consono al nutrimento. Tutti gli ospiti interessati si dirigano al punto di ricarica più vicino.
Una voce direttamente sparata nella testa di Mark aveva appena finito di dire che era ora di mangiare. È la voce che ci dice che ci sono pietanze pronte per ricaricarci ai punti di ricarica. Capito. E di chi è questa voce? Sono anni che provo a scoprirlo. Questo posto è un gioco, uno scherzo, Maker. Presto, siamo quasi arrivati. Allungarono il passo e in pochi minuti raggiunsero l'accampamento. I due percorsero la stradina sterrata che correva in mezzo alle abitazioni poliedriche da ogni finestra. Occhi, zampe, tentacoli, mani e corpi di ogni forma e dimensione spiavano Mark, evidentemente incuriositi. Erano chiaramente tutti morti per suicidio, come lui. Qualcosa o qualcuno nei punti più remoti del multiverso aveva spinto ciascuno di loro all'atto più drastico, per poi ritrovarsi lì, in quello strano parco. Questa riflessione fece tornare Mark ad emozioni e sensazioni familiari. Più familiari certamente che l'eccitazione e la felicità che aveva provato da quando aveva visto quel paesaggio mozzafiato. Si stava già abituando. L'odore nell'aria era del tutto nuovo. Nulla. Non gli ricordava nulla di già annusato e il suolo era spugnoso. Sembrava di camminare sul sughero. Causava sordi tonfi ad ogni passo mentre camminava in direzione della struttura a forma di guscio di lumaca in fondo alla via. Probabilmente la mensa. A giudicare dalla folla di creature che da ogni viuzza dell'accampamento si riversava nel viale per raggiungere quello strano edificio. «Ora mangiamo e poi parliamo», disse Sasso. Dalla porta socchiusa della struttura venivano fuori tutti gli odori esistenti e tutti erano appetitosi. Un senso di tristezza immotivata morse lo sterno del ragazzo. La bocca gli si seccò. «Mi mancano le mie moschine», pensò tra sé e sé, mentre chiudeva e apriva la bocca impastata. Gli mancavano davvero le mosche, o forse gli mancava sua madre. Già, aveva lasciato anche sua madre. Ora gli veniva in mente, aveva lasciato tantissime cose in nome della pace e del sonno eterno, ma ora era in fila con una lucertola gigante ad aspettare un pasto a base di non si sa che. Il flusso dei suoi pensieri fu interrotto di botto da una figura mastodontica che coprì l'illuminazione solare. L'enorme necrobalena di quel lago aveva di nuovo spiccato un balzo da quella distanza, ora ne capiva l'enormità. Faceva paura, molta paura. La presenza in cielo, seppur per poco tempo, dell'animale bastò per ricordare a Mark quanto fosse piccolo e in balia degli eventi. Il teschio sorridente del cetaceo schioccò la mandibola a mezz'aria causando un rumore sordo che stordì Mark, ma non sembrò sortire nessun effetto sulle altre creature in fila. La balena riatterrò nel lago, alzando la solita nebbia che perdurò per diversi secondi aleggiante in aria. «Ehi, George! George! Vieni qui! Ehi, George!» «Ah, maledetto, mi sta ignorando di proposito! Aspetta qui, Mark, che torno subito, ok?» disse Sasso, lasciando la fila e dirigendosi verso una palla di pelo quadrupede con i lineamenti interamente coperti da un lungo pelo liscio e di colore rosa. Mark, ora solo, provò a tornare alle proprie riflessioni sulla vita, ma fu interrotto di nuovo da una voce alle sue spalle. Iniziava davvero ad essere stanco che la gente di quel posto lo approcciasse solo ed unicamente da dietro. «Sei nuovo, vero?» Un tono di voce irritante e spocchioso. Mark si guardò oltre la spalla sinistra e vide una figura imponente stagliarglisi dietro la schiena. La voce apparteneva ad un uomo molto grasso, era completamente nudo. Sarà pesato su per giù 250 kg. Mark si chiese come facesse a stare in piedi un umano di quella portata. «Sì, sono nuovo. È evidente.» «Già, lo si deduce dallo stupido modo in cui muovi quella stupida bocca. Immagino che tu mi conosca già.
Ti avranno parlato di me. Mark, stizzito, rispose: No, beh, in realtà mi hanno solo messo in guardia su un ciccione dal quale dicono che dovrei stare alla larga. Certamente non sono io, disse il ciccione senza ironia alcuna. Beh, ad ogni modo, io sono il signore padrone di questo accampamento e tu ti dovrai rivolgere a me con il rispetto che merito. Non di meno dovrai chiedere il permesso a me prima di prendere qualsivoglia iniziativa. L'uomo strappò due chicchi d'uva dalla corona fatta di rami di vite e grappoli d'uva che portava in testa. Passarono i giorni, poi le settimane e poi i mesi in quello strano posto che era il parco dei suicidi. Mark difficilmente era solo. Spesso con lui c'era Sasso, che nell'arco del tempo Mark aveva capito essere un paranoico. Era praticamente l'unica creatura che avesse conosciuto dal suo arrivo che in qualche modo non si sentisse a casa. Beh, l'unica creatura eccetto se stesso. C'era una faida tra il ciccione e Sasso. Il primo ostentava un senso di appartenenza innaturale ed era sempre pronto a farsi servire. Probabilmente era una sua rivincita personale. Mark poteva immaginare perché si fosse tolto la vita, ma non ne poteva avere la certezza. A quanto pare, parlare della morte e di cosa avesse spinto gli esseri a togliersi la vita era tabù in tutto il parco. Lo scoprì la prima volta grazie a Sasso, che alla domanda: Sasso, posso chiederti come sei finito qui? Cioè, come ti sei... Lui rispose: Shh, non ne parliamo qui, mai! Con me puoi parlarne, sì, ma in un posto più tranquillo, lontano da... loro. Indicando la gigantesca ombra nera che si muoveva sotto il lago 42 Omega. Nei mesi, Mark andò in visita anche ad altri accampamenti. Notò una leggermente maggiore apertura mentale e di dialogo nell'Epsilon 6, quello con la necrobalena a strisce. Ma anche lì non si poteva affrontare certamente l'argomento suicidio. Il principale mezzo di trasporto del parco era un treno che si muoveva ad una velocità incredibile per coprire le distanze che separavano gli accampamenti. Una sola linea ferroviaria che in ordine, nell'arco di 24 ore, passava per tutti gli accampamenti ininterrottamente. Non era per nulla chiaro quale fosse lo scopo di quel luogo, e più il tempo passava, scandito da consigli su quando mangiare. Orario consono al nutrimento. Tutti gli ospiti interessati si dirigano al punto di ricarica più vicino. Oppure su quando dormire. Orario consono al riposo. Tutti gli ospiti interessati si dirigano all'alloggio più vicino. E più Mark si sentiva perso. La maestosità di quel posto era sempre più inutile e senza senso. Un po' come la vita che aveva lasciato, pensò Mark. Per molti era bellissima, ma non per lui. Fortunatamente le faide tra il ciccione e Sasso lo distraevano di tanto in tanto, così come intrattenevano buona parte della popolazione dell'accampamento. Tu come ti sei? Aveva chiesto Mark a Sasso una volta che si furono trovati nell'alloggio di Mark, che apparentemente era uguale al suo vecchio appartamento. Ucciso? Io ho smesso di alimentarmi per amore di una lucertola. Era la più bella, Maker. La più bella lucertola che avessi mai visto. Non ne dubito. Lei aveva avuto diverse nidiate con un altro, ma nella nostra cultura ci si può impossessare della nidiata e della femmina che ci piace, se lei lo vuole. E come funziona? Bisogna impressionarla. Ci possono volere anche mesi. C'è chi costruisce strutture di fango, chi rapisce e uccide il compagno della femmina. Ma io ho fatto lo sciopero della fame. Non ho mangiato e sono rimasto immobile davanti alla tana di lei per giorni, settimane e infine mesi. Lei semplicemente mi guardò morire mentre deponeva uova. Wow. Già, bella stronza. E tu, Maker? Io, avevo un Tamagotchi una volta, nel quale c'era un T-Rex che... Sasso lo guardava con la testa inclinata. Era confuso. Un Tamagotchi è una sorta di
So cos'è un Tamagotchi, non so cosa sia un T-Rex, ma continua pure. Mark quella volta si aprì anche con il suo unico amico da quando era morto. Gli raccontò del Tamagotchi, di Debbie, delle moschine e della sua terapeuta. E per un po' stette meglio. Mi chiedo a che cosa serva questo posto. Chi lo ha creato? Lui e Sasso si trovavano sulla riva del lago, sdraiati al suolo a contemplare la cupola. C'è un motivo. Voglio dire, perché siamo qui? Cosa sarebbe questa... una sorta di seconda chance, isolati da tutto quello che ci è familiare? Io credo che loro ci usino come batterie. Hanno bisogno di noi per alimentare chissà cosa. Comunque, al di là di tutto, Maker, questo posto non è molto diverso dalle nostre vite precedenti. Cosa intendi dire? Io non ricordo di aver vissuto in una sorta di giardino incantato ricoperto da una cupola per gli scorsi 33 anni. Beh, sì. Cioè, no, io intendo dire che anche dove eravamo prima non sapevamo perché eravamo lì o se ci fosse un motivo per la nostra esistenza. Promemoria. Ricordate di tenere i vostri corpi idratati. Recatevi ai relativi punti di ricarica per rinfrescarvi. Scommetto che te lo chiedevi anche prima. Sì, in effetti... sì, ma mi importava un po' meno, capisci? Cioè, ero io ad essere sbagliato, a mettere in dubbio la mia esistenza primaria. Naturale, per così dire. Ora invece mi sembra di essere sbagliato per l'esatto opposto motivo. Sì, capisco cosa vuoi dire. Il loro discorso fu interrotto da un piagnisteo. La loro attenzione fu presa da un essere che passava saltellando di tutta fretta come una sorta di goblin, scarno e rachitico, con enormi mani e piedi, e urlava: «Wow! Maestro padrone, venimi a prendere! Wow! Ah, le ho dimostrato il mio amore, maestro padrone!» I due tornarono a contemplare la cupola senza fare più caso a lui. «Oggi Ragnaccio è particolarmente agitato.» Sasso alzò le spalle. «Sai, mi sono sempre chiesto cosa succederebbe se uno... si suicidasse qui, nel parco.» Sasso si tirò in piedi di scatto, guardando Mark con le pupille dei suoi occhi rettiliani completamente dilatate. A distanza di un paio di chilometri al centro del lago, il cranio ossuto della necrobalena nera fece capolino dall'acqua e si voltò lentamente a fissare Mark, con le enormi orbite vuote e profonde. Un suono basso e vibrante fece increspare l'acqua del lago. Per un attimo, la luce del finto sole che illuminava la cupola sembrò affievolirsi e sfarfallare. Il cuore del ragazzo batteva all'impazzata, come sordi rimbombi di un timpano percosso con violenza ritmica. Una frequenza ostile aveva zittito l'intero parco. La balena lentamente tornò ad immergersi. Nessuno dei due parlò più dell'accaduto, anche se era ovvio che sarebbe stato meglio che la domanda non venisse più posta, non ad alta voce almeno. Mark non sapeva quanto tempo fosse passato ormai. Sapeva solo che ogni giorno era uguale al precedente e nessuno, a parte lui, sembrava soffrirne. Era in fila per prendere il primo pasto del giorno. Non vedeva Sasso da diverso tempo. Si era trasferito nell'accampamento più vicino al 42 Omega da qualche giorno ormai. Alla ricerca della solitudine, così diceva. Un annuncio inaspettato lo destò dal suo flusso di pensieri. «Mark, richiesto per un colloquio all'incubatrice più vicina.» Senza indugio, lasciò la coda per la mensa e iniziò a percorrere la strada in salita che portava alla collina sulla quale si trovava l'incubatrice di quel villaggio.
Si trovavano davanti alla piccola casetta dentro la quale sapeva si diramavano corridoi e stanze infinite. Suonò il campanello. Prego, Mark, entri. Non c'era nessuna seppia dall'altra parte della porta ad aspettarlo. Si incamminò lungo il tenebroso corridoio principale e proseguì fino a che non trovò una porta scorrevole e aperta. Si fermò sulla soglia, leggermente sconcertato. All'interno della stanza si trovavano una seppia infermiera in piedi accanto ad una scrivania di mogano, vestita diversamente da quella che lo scortò per la prima volta alla luce del sole artificiale. E un attempato signore seduto dietro la scrivania, vestito in maniera molto elegante, o meglio, molto elegante se si fossero trovati nella Londra del 1880. L'atmosfera era pesante e Mark, confuso, si sentì parlare per primo. Che succede? Mark, che cosa succede a lei? Mi è stato riferito che se ne va in giro triste e passa le sue giornate in silenzio. Mi è stato riferito inoltre che va in giro a fare domande strane e le fa continuamente a tutti. Strane? Io non ci sto capendo un cazzo. Nessuno qui sa che cosa succede e l'unico a cui sembra importare sono io. Ci sono almeno 2 milioni di entità nel parco ad occhio e croce e a nessuno sembra importare un cazzo di niente. Mark, mi spieghi almeno cosa vorrebbe sapere che nessun altro vuole conoscere? Innanzitutto, chi cazzo siete voi? Cos'è questo posto? Io sono l'infermiera Helga e l'uomo che le sta di fronte è il direttore in persona, quindi moderi il linguaggio. Fanculo il linguaggio, si spieghi! Questo, come le è stato annunciato fin dal principio, è il parco dei suicidi e qui un'entità su... Sì, infatti, questo me l'ha già spiegato. Cos'altro c'è da sapere? Lei è Mark... Lei ora vive, non c'è altro. Non voglio essere scortese, ma si ricorda che io mi sono suicidato? Cosa le fa credere che io voglia semplicemente continuare ad essere? Non ha davvero altre spiegazioni? Su serio, deve essere tutto così tanto una merda filosofica esistenziale del cazzo? Beh, sì. Allora io mi ammazzo di nuovo. Cosa succede se mi ammazzo di nuovo? Quelle balene non vogliono che io lo chieda. Le necrobalene svolgono semplicemente il loro lavoro. Impediscono che la morte entri nel parco e porti gli ospiti a tornare a vecchie abitudini di pensiero. Tuttavia, qui non siamo nel parco. Se veramente vuole farla finita, ne ha tutto il diritto e noi le forniremo i mezzi per spegnersi. Puff! Ma non mi chieda dove andrà o cosa succederà dopo. Io non ne ho idea. Solo un altro ospite nel corso degli eoni ha scelto di intraprendere questa strada. Come si chiamava? Non ricordo. Come si chiamava, direttore? Il direttore, con gli occhi chiusi, alzò le sopracciglia e disse solamente... Thor. Ah sì, Thor, il dio del... di qualcosa. È questa la sua decisione, allora? Mark rimase in silenzio per un attimo. Nel suo cervello tutto scorreva lontano e confuso. Avrebbe potuto in effetti togliersi la vita di nuovo, ammesso e non concesso che quella fosse un'altra vita e non un'illusione. Per quel che ne sapeva, avrebbe potuto essere bloccato da anni nello stesso momento del tempo e quel flusso di eventi, luoghi e situazioni essere semplicemente una proiezione della sua mente morente. Una proiezione che ha alterato la sua percezione a tal punto. Può essere. Perché no? Non ne poteva più. Non aveva nessun senso né la sua prima vita e men che meno questa sua seconda vita. Non è rimasto per le moschine. Non è rimasto per sua madre. E certamente non sarebbe rimasto per quel parco. Un luogo dove tutto era infiocchettato, bello e ripetitivo, un po' come la vita ideale che avrebbe voluto una volta. Prevedibile e programmabile. Vissuto anche questo, Mark si rese conto che tutta quell'eternità si riassumeva in due punti esistenziali: l'inizio e la fine. Nulla in mezzo avrebbe contato. Non per lui, almeno.
Poteva ritenersi fortunato, perlomeno, di aver vissuto, in un modo o nell'altro, due nascite e ottimisticamente due morti. Era un macchinario difettoso. Nemmeno un reboot avrebbe potuto sistemare ciò. Voleva solo dormire per sempre. Forse questa volta lo avrebbero lasciato dormire. Sì. È questa la mia decisione. Forse voi non siete malvagi, forse non c'è nulla di buono o cattivo in questo multiverso, ma io so solo una cosa, che sono stanco. Davvero molto stanco. La prego, mi spenga. Mi faccia godere nuovamente della pace del nulla. Holger non fece nessuna cerimonia particolare. Uno dei suoi tentacoli bianchi andò a cercare nel cassetto della scrivania, a fianco al direttore, che se ne restava immobile e zitto con gli occhi chiusi e la fronte corrucciata, intento in chissà quale flusso di pensieri. Ne estrasse un telecomando bianco. Il cuore di Mark batteva all'impazzata, consapevole che la morte era vicina. Consapevole che l'ultimo odore che avrebbe sentito sarebbe stato quel tanfo sterile di igienizzante per superfici e di gomma. L'ultima cosa che i suoi occhi avrebbero visto sarebbero stati quella ripugnante creatura e quello strano vecchio in una stanza bianca e anonima. L'ultima cosa che le sue orecchie avrebbero sentito sarebbe stato il pompare del suo sangue nelle sue tempie. E questa frase. Buona fortuna, Mark. In quel preciso istante, molte galassie più in là, in un altro universo, in un'altra dimensione, in un altro tempo, un bambino su un letto che sognava e amava intensamente vide scomparire davanti ai suoi occhi un piccolo T-Rex composto da pochi pixel, e insieme ad esso la sua speranza di godersi il momento, in questa vita o in un'altra. Un piccolo apparecchio elettronico che contiene una vera vita, frutto di una seconda chance, ha ispirato e spronato le menti più brillanti del multiverso. Ma a quanto pare ha un effetto devastante quando la vita che ti è capitata per una possibilità di 1189 miliardi alla decima è proprio la tua. Io sono il direttore del parco. Mi auguro che nell'eventualità che vi togliate la vita sarete sorteggiati per alloggiare in nostra compagnia. Grazie dell'attenzione. Buongiorno, Mark. Finalmente si è svegliato. Le do il benvenuto all'isola della seconda non morte. Ma che cazzo?